Il dono più prezioso che un genitore dunque può fare accompagnando il processo della formazione non è guidare questo processo, non è porsi come bussola di questo processo, né come finalità di questo processo, altrimenti l'eredità, scade in un processo di clonazione, di riproduzione dell'identico, e non c'è eredità se c'è, riproduzione dello stesso, perché l'eredità implica sempre un'eresia. Cioè implica sempre una deviazione dal solco stabilito dalla tradizione da cui noi proveniamo. Beh, il dono più prezioso è il dono, appunto, io dico, ripeto, da che cosa resta del padre in avanti, il dono della testimonianza, che non è dire qual è il senso della vita e qual è il senso del bene e del male, ma è mostrare appunto che può esserci vita associata al senso, che può esserci esperienza generatrice, esperienza del bene.